Oggi sono venuto a trovare Aldo, non con degli ospiti e non con turisti, ma perché Aldo mi ha chiesto di essere accompagnato in un posto particolare, in un posto che si trova nei pressi del fiume Platene, quindi non lontano dai posti dove noi normalmente agiamo, quindi Sant'Angio, San Biagio, Cianciana, quindi l'entroterra agrigentino, quindi la parte, la zona del fiume Platene. Andiamo a verificare lo stato e quindi la crescita di una pianta particolare, che si chiama? Limonium calcare. Allora, è una pianta che a dire di Aldo è una pianta che Una pianta che è molto, una pianta molto antica, ne abbiamo già parlato, no? Se posso dire a che cosa può servire da un'analisi che abbiamo fatto, un sunto, diciamo, a che cosa può servire il limonium calcare. Il limonium calcare è utile per i livelli sottili del corpo, aiuta a ricordare le esperienze antiche, a rimettere i fili con le proprie profondità, a riconnettere i fili con le proprie profondità, a vivere le proprie emozioni emotive profonde, che sono le proprie esperienze, a trarre il giusto insegnamento dall'esperienza. È utile per il sistema immunitario. Potenzia ed aiuta a ristabilire l'equilibrio della dinamica idrosalina. Utile per il livello mentale, aiuta a pensare con più chiarezza. Ha un effetto positivo sui muscoli debilitati. Questa è una pianta che abbiamo dato all'Università di Catania. Siamo in contrattazione per ora, contrattazione in, tra virgolette, Studio, perché fase di lo studio. studio, ecco, loro vogliono una scheda, vogliono, io gli ho portato una tintura che abbiamo fatto, un estratto, diciamo, Da questa pianta. alcolico, sì, che abbiamo fatto di questa pianta, una scheda della pianta, loro dovrebbero lavorare su questa pianta e su altre tre o quattro piante che gli abbiamo dato di particolare interesse, no? È che la facoltà di farmacia di Catania, dove praticamente dovrebbero vedere un po' in maniera più scientifica, diciamo, quello che l'uso che se ne potrebbe fare, diciamo, un eventuale uso che se ne potrebbe Quindi fare. l'idea per spiegarla terra terra ai non addetti lavori è una pianta che riesce a sopravvivere in un terreno argilloso, di sola argilla, Argilla e anzi sale, non argilla e è solo sale. argilla, Quindi argilla e sale ancora, diciamo, tra virgolette peggio per dire, no? Come sopravvivenza, perché il sale ancora è più difficile, diciamo, sale perché perché, come sostieni tu, questa brucia, era dico, quindi addirittura un'alga. è un'alga, quindi stava in mezzo all'acqua, ora acqua non esiste più, Quindi quello che quando la abbiamo siccità a emerge, la pianta La trova pianta tutte le sue resta situazioni. in quel posto, decide di cambiare strategia di vita, quindi 5 milioni di anni per arrivare ad ora con tutto il suo bagaglio di esperienze. Tu puoi immaginare che cosa c'è dentro questa pianta. Quindi in questo punto c'è solo questa pianta, perché Solo questa il pianta, c'è qualche altra pianta, sempre sono resto piante infestante, estreme, esatto. diciamo, no? Che se la cavano, diciamo, in questi territori molto aridi. Ma appunto perché non c'è molta vegetazione, il fuoco non arriva, quindi uno dei peggiori nemici per ora è il fuoco, quindi praticamente riesce a salvarsi solo per questo, insomma. Va bene, amore.